Siete insieme a noi in un grande mondo, nel mondo monograno. Oggi vi cucino una tagliatella alla carbonara, una carbonara leggermente rivisitata. Acqua con sale e tagliatella a cuocere. In questa padella andiamo a mettere un pochettino di burro e andiamo a tagliare del guanciale. Un buon guanciale, non un bacon o altre cose, ma un grande e buon guanciale. Grandi prodotti e grande riuscita di ricetta. La facciamo leggermente rosolare con il burro. Non deve essere croccante, non deve essere duro, non deve soffriggere. Il guanciale deve rimanere con la sua grassezza, quindi deve solo assolutamente sciogliersi insieme al burro. L'uovo, in questo caso, io lo vado a cuocere nell'acqua. Lascio solo il rosso qui. Quindi mi tengo il rosso, cuocio il bianco, in questo modo. Il rosso lo sbatto con un po' di sale. Appena appena un po' di olio. Intanto giriamo la pasta. Il guanciale che sta andando nel burro. Andiamo a metterci un pochettino di pepe. Dopodiché andiamo a prendere il bianco dell'uovo, ecco qua, lo andiamo a mettere in questa scodella, lo vado a passare un pochettino ai mini pinner con un po' di acqua, in modo da creare una crema di bianco d'uovo. Questo perché mi va a creare una pasta alla carbonara molto elegante. Quindi vado a fare questa crema. Pochettino di acqua della pasta e dopodiché vado a scolare la tagliatella monograno ancora un po' al dente e la vado a saltare insieme alla pasta. Potete vedere che il guanciale non è croccante, non ha cambiato colore, è rimasto morbido. La pasta che salta insieme all'ingrediente. Alziamo un pochettino il fuoco. Io sto mettendo un po' di brodo vegetale, ma va benissimo anche l'acqua della pasta, in caso non avete. Quindi la teniamo abbastanza baveuse, cioè molto all'onda. Ci andiamo a mettere il rosso d'uovo. E un pochettino il bianco, che fa un pochettino da crema. Mi raccomando, niente panna, niente latte. Finirò questa ricetta con del pecorino, ma non grattugiato, tagliato a pezzettini. Notate la piacevolezza di questo colore, di questa pasta all'uovo.
finiamo con il pecorino che l'ho tenuto intero a scagliette. Voilà. Buona carbonara a voi. Ciao.